Salve ragazzi, sono qui per raccontarvi un nuovo fatto di cronaca che lega due persone ben distinte. Una è la Kinder, che si muove nell'industria alimentare, e una è Alex Schwarzer, un atleta che doveva partecipare alla maratona dei 50 km di Londra. Naturalmente cosa c'entrano queste persone? C'entrano perché l'una è legata all'altra, perché la Kinder ha finanziato e sponsorizzato Alex Schwarzer per far sì che facesse pubblicità in televisione, nei giornali, con i loro prodotti alimentari. E logicamente questo non viene messo in mostra, in luce, dai mass media, questo fatto che lui lavora per la Kinder. Viene messo solo in luce il dramma della sua situazione perché usava l'EPO. Ma se lui usava l'EPO, io voglio farvi scorgere da voi una ipotesi che lui possa aver fatto tutto questo proprio perché era manovrato e orchestrata la cosa dall'azienda che aveva dietro come sponsor, che gli dava fior fior di quattrini per far sì che lui gareggiasse la maratona e potesse avere un ottimo risultato, perché questa cosa sposava felicemente il connubio, la partnership con l'azienda Kinder. Quindi tutta la sceneggiata che ha messo in atto in questi giorni in televisione su RTL 102.5, che lui si dopava l'EPO dal 14 luglio al 29 luglio, mi sembra una cavolata, dato che dalle sue dichiarazioni risulta che disse: non ho firmato mai il regolamento di buona condotta come sportivo. Sapeva ben Alex Schwarzer cosa rischiava se firmava quel regolamento. Andava in commissione disciplinare, doveva pagare delle salatissime multe. E lui ha saputo ben gestire l'EPO fino al 13 luglio, in modo tale perché lui sapeva che come maratoneta, dato che non aveva firmato nemmeno il regolamento, poteva incappare in un controllo dell'urina in qualsiasi momento, dovunque esso si trovava. E logicamente l'aspettava al varco, quindi lui, prima della gara, prima di partecipare a queste Olimpiadi, lui ha fatto un periodo di astinenza all'EPO. Poi dal 13 luglio, che hanno fatto il controllo delle urine, lui riprese con l'EPO. E naturalmente, quando il 30 luglio alle 6 di mattina andarono a bussare a casa, lui si trovò spiazzato e lì cascò il mondo addosso. Ma nonostante tutto, lui disse: speriamo che me la cavo, perché se era una persona onesta avrebbe dichiarato lo stesso 30 luglio o il 1 agosto, diamogli 24 ore, avrebbe dichiarato lui in televisione per primo, non aspettando i medici, il referto di medici che avrebbero detto che il controllo delle urine risultavano l'EPO, ma l'avrebbe detto il 30 luglio se era una persona brava e onesta. Non che oggi, l'8 agosto, a mezz'ora e mezza, su RTL 102.5 si mette a piangere e dire che nessuno c'entra, che nessuno è coinvolto, lo fa tutto da me, tramite internet ho preso l'EPO in Turchia, dichiarando anche un'altra cosa che va in netta contraddizione a tutto questo, perché ha detto oggi in televisione su RTL 102.5 che la fidanzata aveva visto delle siringhe dentro il frigo e che lui gli rispose che quelle siringhe contengono vitamina B12. Beh ragazzi, se una persona per prendere delle vitamine le mette nelle siringhe, a me mi fa pensare un po' la bella sceneggiata, cioè che la potete andare a dire sul favoloso mondo di Amelie, ma che la gente deve bere queste cazzate, poi dopodiché dai lo spazio pure di 10 minuti al pianto, cose, la mia fidanzata mi lascerà, mia madre quindi si metterà le mani nei capelli, cioè queste situazioni di drammi familiari, cioè le vediamo sugli Amici, le vediamo su X Factor, cioè su queste trasmissioni che fanno notizia sul caso, diciamo, delle persone comuni. Ma una persona che diventa un personaggio pubblico deve prendere atto dei propri errori, delle proprie cose che fa di sbagliato, facendosi un mea culpa e dicendo quelli che ci sono dietro le quinte, che lavoravano per lui e per far sì che lui gareggiasse a quelle gare per vincere. Ma per vincere sapeva benissimo che i suoi mezzi forse non bastavano e questa possibilità di errore la Kinder non gliela dava. E lui, per avere maggior certezza e continuare a poter a far sì che la sua vita economica stesse a ottimi livelli, prese l'EPO, accettò questa cosa, ma non è arbitraria e del tutto scelta da se stesso e basta, in maniera oscura, in maniera che nessuno sapesse niente, perché mi sembra strano, dato che se fa accordi commerciali con certe aziende, lui sicuramente non poteva tenere nascosto tutto questo. Ok ragazzi, questo vi voglio far riflettere e aspetto le vostre notizie, le vostre opinioni in merito e fate divulgare questa notizia il più veloce possibile tramite internet, dato che faccio attuare l'EPO in 2 giorni, spero che questa notizia circoli ancora più veloce.